Indelebile, vedi, come i miei capelli che mi cadono in faccia e poi non si sa, esatto. Entrano dentro il naso, tra dentro gli occhi, macello. Non so se Nicolò usi uno shampoo o un balsamo, che delle volte... Entrambi. Ecco, verrebbe voglia di venire lì e dare una leccata, perché sì, c'è sa proprio di frutta, ti predispone... È un balsamo alle ciliegie, quindi vedi, è proprio per... Bravo, vabbè. Ok. Non siamo qui a parlare però di capelli e di balsamo, anche perché qui sono ben pochi, ma per introdurre i nostri ospiti, li ho invitati a mo' di coppia Diavolo e Acqua Santa. Buongiorno, Marina Minelli e Stefano Ranucci. Sei tu, Stefano? Io sono l'Acqua Santa. Ovvio, sì, certo, questo si sapeva, ecco. Sbatti pure sul tavolo, così sì, che tanto a casa non si sente, no. È tutto vattato, mi pare. Tutto, Vuoi dare un po' un verso a questa trasmissione oggi? Perché insomma, noi quando andiamo un po' in crisi di identità ti chiamiamo. Grazie. Prego. No, guarda, io mi ero preoccupato, Cristiano, perché mi hai fatto sta qui dei 20 minuti a sentire sta musica, tutte queste cose. Io ho altre robe da fare stamattina. Non posso sta a perdere sempre il tempo. C'ho il giornale in macchina. C'ho da perdere il tempo dietro a te. Ieri sera ha vinto la Juventus. Capirai. Però lo sai, Stefano, quando tu vieni qua, per me è un po' una festa. Grazie, no. Grazie, come Cristiano. Come peraltro è sempre un piacere. Due lunedì fa, mi sembra. Due lunedì fa, sì, c'è stato. Ho avuto un debutto televisivo il botto, non sapevo ho avuto tutti questi fans. Io non avevo dubbi. Tra l'altro, ho chiesto anche delle royalties, cioè delle tasse. Ho sentito che ti Grasso. Sei lamentato perché certo. Io ero in prima battuta. Sono qui quelli del primo piano. Quindi io sento bussare, ma in realtà è sempre lui. Sono che... sempre io, o è qualcuno con la penna. Che entra. Io non ho detto che. Prego, si accomodi. No, è stato uno scippo mediatico, no? Però ho detto, no, come? Me l'avete fregato così, Ranucci. Non va bene, poi non t'hanno neanche detto niente. Esatto, tutto di nascosto. Tutto di nascosto. Però Franco Grasso mi ha assicurato che era un prestito, quindi ecco, va bene così. E va bene, allora vi ho invitato insieme perché siete una coppia veramente molto ben assortita. Il Diavolo e Acqua Santa. Marina è tutta così, no? È tutta perfettina, è tutta delicatina. No, per niente, è l'acqua. Si vede che inganna. Vogliamo aprire un dibattito, ma tutta da una puntata dovremmo fare. Siccome sta facendo. È una cosa complessa. No, però è vero che siamo una coppia bene assortita. Perché ognuno si fa le sue cose senza, diciamo. Posso senza dire scocciarsi, ecco, scocciare l'altro, stavo per dire qualcosa. No, vabbè, insomma, e tra l'altro abbastanza, diciamo, Marina, tu eri già stata liberi. Ospite qua nella scorsa stagione di quelli del primo piano, sì. Avevamo parlato di questo libro meraviglioso, sì. 101 storie sulle Marche che non ti hanno mai raccontato, e quindi c'era ancora Claudia Lelli con noi. Ci ha abbandonato Rana, Claudia Lelli, purtroppo. Ciao. Un po' mi dispiace perché guarda chi m'hai preso. Una pecora che guarda, ho i capelli che Claudia stamattina era riccia, macello. Lui solo il colore diverso. No, la salutiamo Claudia perché ciao Claudia che ci segue sempre. E Marina, poi cambia solamente il colore dei capelli, il resto è identico. Sì, qua. E non dire stupidaggine anche tu. No, dai, no, ma basta, è uguale. Sì, no, ci sono delle cose in più, altre in meno. Vabbè, non andiamo nel volgare. Andiamo avanti con quelli del primo piano. Esatto, sì, qui sul nostro soppalco. Allora, Marina, hai una grande fantasia. Io non so come fai a scrivere questi libri. Allora, intanto volevo chiederti qual è la tua ispirazione, cioè come ti vengono queste idee? Allora, innanzitutto queste... non è fantasia, perché sono comunque tutte storie. Io sono di formazione una storica, ecco. Sono laureata in storia, quindi sono storie vere. E, anzi, il mio dramma è quello, proprio quello di non riuscire a scrivere niente di fantasia. Non sono una scrittrice di fiction. Però io ho letto i tuoi libri, hai una capacità di non di manipolare, ma di rendere proprio è arte, no? Cioè, leggendo ci si perde. E io mi sono immedesimato. Cioè, leggendo è bello, no? Il libro rispetto magari al cinema, dove è tutto un po' più sì. statico, no? Perché quello che vediamo nasce poi. Dalla c'è una forma narrativa, ecco, in quello che racconto, perché poi insomma dopo anni e anni di saggi di storia anche un po' pesanti, ti rendi conto che in effetti la gente non legge quel tipo di argomento, dice che la storia è una roba che non si sopporta. No, invece la rendi veramente gradevole, piacevole. Invece bisogna dare a queste vicende un tono, insomma, secondo me, divertente. Secondo me
Secondo me la storia, il problema della storia che viene pensata male. Sì, esatto, viene parte proprio dalla scuola. È un problema che viene insegnata con un taglio molto noioso, comunque un po' pesante. Ma sai, e quindi bisogna renderla accattivante. Magari, quindi magari tu riesci in questo, in quest'opera, spero, con questi vari libri. Sai perché? Perché fondamentalmente la storia è insegnata nei licei, nelle scuole superiori, da persone che non sono cultori della materia, nel senso che molto spesso sono laureati in altre materie e soprattutto in filosofia o in lettere, e quindi non sono effettivamente appassionati e non sono dentro questa materia, questo argomento, per cui te la insegnano un po' così a tirare via e diventa una noia mortale. E a me tantissime persone mi dicono: ah, ma io ho letto cosa che scrivi, cioè, però cavolo, ma cioè, non sono mica noiose, io pensavo che la storia fosse noiosa. No, guarda che la storia è la cosa più bella, più divertente, più affascinante che esista. È tutto quello che ci sta dietro, alla fine è importante, è perché è il nostro passato, esatto, il nostro patrimonio passato. Sì, sì. No, che soprattutto ci aiuta poi a capire, ecco, tutte le vicende come sono esatto, cioè, no, aiuta a capire il presente, una con l'altra, certo, no? Certo, infatti, sì, esatto. Sì, poi sì, magari però studiando il passato riusciremo anche ci sono delle vicende storiche talmente sì, affascinanti, complesse, che intriganti, che dici: ah, ma molto meglio di qualsiasi sceneggiato televisivo, in qualsiasi invenzione. Poi, riuscendo a studiare e magari anche a capire quello che è il nostro passato, magari riusciremmo anche a fare qualcosa di meglio per il nostro futuro. Però se te la vendono in modo palloso a scuola, scusa, sì, Nicolò, cioè, lo so, è quello, non dirlo a me, quello. Guarda, io ne so qualcosa rispetto alla scuola, vabbè, ogni tanto. È qualcosa di palloso. A me mi dici? Io in secondo superiore, sai quando ho preso de storia in pagella? Quanto? 3. Bravo. Hai capito? Beh, vabbè, insomma, un bel punto di partenza. Non però, si poteva che migliorare. Però lui poi dopo è migliorato, insomma, abbiamo lavorato, ha trovato la giusta moglie. Esatto, l'abbiamo un attimo seguito e l'abbiamo, esatto, indirizzato. E allora, da Marina, ti volevo chiedere storico. Di questo libro, Le regine e le principesse più malvagie della storia. Allora, cosa combinavano queste regine, queste principesse? Che malvagità compievano? Cosa facevano? No, senti, questo fa parte del secondo filone, perché quello sulle Marche è uscito un po' così. Sì. Perché è stata una richiesta dell'editore, quindi mi faceva piacere scrivere una cosa sulla mia regione. Questo qui invece fa parte dei miei interessi specifici, che sono i personaggi reali, le famiglie reali. Parto da una premessa: è stata una richiesta anche questa, però scritto, se ti voglio dire, a fatica, perché le donne non sono cattive. Qui è stato difficile trovare dei personaggi veramente cattivi. Cioè, non c'è confronto tra uomini e donne. Non mi fa le domande, per cortesia. No, che vedo, no, che mi guardi, Cristiano. Ti guardo. Le donne cattive sono pochissime. Ti guardo, Stefano, perché cioè, non so, hai mai visto due donne litigare? Sono tremendo. O due gatte litigare? Ma cosa c'entra? Anche ma due gatti, le donne, dai, litigare? Ma no, è una roba fuori dalla grazia. No, perché noi uomini ci mandiamo più a quel paese. Ma cioè, adesso lì, per dirti, cioè, vabbè, io, una donna cattiva l'avete conosciuta sul serio, dai. Questi qui libri, la donna cattiva è cattiva, cattiva, non è chiacchiere come un uomo. O frustrata, fine, cattiva, non lo no, so. No, alla fine, capito? Arriva a due bicchieri di birra, ecco, o una partita di pallò e siamo a pacche sulle spalle. Ecco. Cioè, la donna proprio te la ragiona, ma non è che poi ti manifesta subito il suo intento in quel momento, no. Mentre te pensi che è tutto finito, sì, lei invece te lavora, perché dopo 15 giorni, quando te non ci pensi più, te la ritira fuori. Scusa, ma che donna hai incontrato nella tua vita? No, ma questa è una no, ma è, così, ah, è vero, perché gli uomini, cioè, poi invece dopo 10 minuti che è successo il fattaccio, vedi, già non esiste più. Vedi, ma è verissimo, ha assolutamente ragione. Questo è una creatura, vuoi sì, dire? Ecco, non è che non esiste più, ci mandiamo un po' quel paese, sì, subito, però dopo è risolto il problema. Qui c'è esatto, una in questo libro, perché lui li legge. In questo libro delle regine principesse sì, più malvagie della storia, sì, questo libro qui, no, voglio dire, c'è una che si chiama Maria la Sanguinaria, tanto per dire così. Ci aveva avuto un sacco di problemi da giovane. E ovviamente, scusate, non lavorava in macelleria. No. Ci ha avuto un sacco di problemi da giovane e soprattutto anche lì è stata molto leggenda costruita dagli storici, dai cronisti, che erano comunque tutti uomini. Cioè, la storia l'hanno raccontata quasi sempre gli uomini. E lì una donna appena un pochino più
di carattere diventa subito cattiva. Marina, ma secondo te questa malvagia, questa frustrazione, no? Malvagia. Questa malvagia. Anche quel vino che si prende con i cantucci, sì, no? Cioè la malvagia. Guarda, lo sono le 11:40 e il vinsanto. Sto ancora dormendo. Guarda, io mi alzo su e vado via. Vai, bravo. Potrebbe essere la scelta più giusta che fai questa mattina. No, voglio dire, ma questa cattiveria nasce dalla frustrazione di questi no, uomini? No, nasce dal volersi rivalere. No, la cattiveria delle donne è una lettura, spesso in alcuni casi è una lettura maschile degli storiografi maschi. In altri casi è realmente una cattiveria, però determinata da un'esigenza di sopravvivere, cioè in un mondo totalmente maschile, donne che si avvicinano al potere e cercano di tenerlo, devono usare dei metodi alle volte un pochino drastici. E siccome sai la donna, l'essere angelicato, la dolcezza, la mamma, eccetera, eccetera, quando usa i metodi del maschio viene considerata cattiva. Certo. Caterina Sforza, che è la signora di Forlì, donna considerata alla sua epoca un erinni, fa esattamente quello che fa Cesare Borgia, cioè si comporta da donna del Rinascimento, quindi intrighi, complotti, veleni, assassini. Lei è cattiva, Cesare Borgia è, vabbè, più o meno. Ci sono sempre dei grandi intrecci dietro a queste storie. Molto intriganti, molto, come cosa, molto, devo dire. Infatti, ma poi, vabbè, hai mai letto il libro di Marina? No, sarà un'occasione buona. Ti passo il PDF, sì, sì, così iniziamo. Nicola. Passi il PDF, sì, sì. Sarà ora di cominciare a studiare qualcosa di interessante. Perché se glielo diamo sulla carta, incomincia a dire che è vecchio. Anche se c'ha il suo fascino. Ti regalerò l'ebook. Leggere un libro, sfogliarlo. Esatto. Ti regalerò l'ebook. Allora me lo segno, dopo poi ai microfoni spenti ne parliamo. Adesso facciamo gli affari dopo. C'è un altro affare per leggere i libri, tra l'altro anche le donne, insomma, meno il Kindle, conosci Rana? No, l'ho sentito. È un aggeggio che è tipo un iPad. Sono io Rana, ricordiamolo, io sono così. No, sì. Nel caso poi Cristiano se sbagliasse. No, non mi sbaglio. Però è un aggeggio tipo iPad, un po' così. No, ma guarda che lui è tecnologico. Ecco. Ma c'ha l'iPhone, abbiamo visto adesso. Non me lo fate dire oggi, Va bene, ok, basta, vado via. Dimmi cos'è sto... Ausilio, adesso dopo... Adesso dopo. Mai più, a casa non torni. No, dimmi un po' questo aggeggio. Allora, è tipo un iPad, però ha una durata della batteria molto lunga, perché in realtà è quasi monocromatico, no? E quindi dura giorni, e tu ti scarichi o ti compri, non so, nei vari portali libri che sono elettronici, e li puoi inserire, rimangono lì in archivio. E c'ha anche per caso quello schermo che invece di essere così un po' ruvido, che per vederlo è capito. È quello lì. La funzione Kindle c'ho sull'iPad, però ti devo dire, ho scaricato, comprato, eccetera, però ti devo dire che non è proprio la stessa cosa. E io questa cosa, visto che sono ancora un po' analogico, la dico anche dei dischi, no? Negli anni 70-80, quando eravamo vinile, avevi qualcosa in mano, sentivi l'odore, ogni disco aveva un odore diverso, vedevi la copertina usurata, per quante volte la prendevi, ti veniva anche un'idea, no? Invece adesso si è un po' appiattito quel digitale. È pratico, perché dai, certo, cioè così, certo, cioè tutti lì, cioè io c'ho una casa che tra un po' usciamo noi, ecco, capito? Magari una volta funzionava con le copertine, insomma, le copertine più usate, le copertine meno usate erano i dischi più belli, meno belli. Adesso invece funziona con le visualizzazioni. Ma poi era anche bello prestarsi i libri delle volte. Esatto. No, io i libri non li presto a nessuno. Scusa, sono personalissimi i libri, non c'è niente di più personale. No, poi, insomma, non ritornano, non più, tornano. No, per carità, i libri proprio. Non magari c'è quello che t'ha fatto il segno, te ci mette una orecchia. Ma era quello il bello, per non trovare altre cose che trovi dentro. Andiamo... si presta i mariti? No. Marina, 101 storie di regine e principesse che non ti hanno mai raccontato. Allora, fammi un po' intuire questo di cosa si tratta. Il primo che deriva dal mio blog, il primo che ho scritto con Newton Compton, che da oggi è il 2, il 30 è uscito in ristampa in edizione economica. Quindi si ritrova, era esaurito subito, quindi è ritornato adesso in vedi, è ricercata la Minelli, No, io più che altro argomenti, temi sono scrivi, molto gettonati. È un
è un po' diverso da, dagli altri, perché questi sono tutti piccoli ritratti di personaggi per dare un'idea del, dell'argomento, del, così, del, di questo universo che è un pochino particolare, perché finora si era parlato di personaggi reali, ma essenzialmente di uomini, insomma. Quindi abbiamo dato un po' uno sguardo sull'universo femminile. E tra l'altro, quando io ho approcciato, no, quel tuo primo libro, sono partito non sfiduciato, però non ero sinceramente così incuriosito. Quello sulle Marche? Sì, e invece mi sono ingarellato, come si dice. Beh, man mano che... Mi fa piacere, leggevo. Perché insomma, dai... Va vuol bene, che... vogliamo dare i tuoi riferimenti, Marina, per chi... I recapiti. Io ho un blog che si chiama altezzareale.com, quindi okay, mi trovate online su questo blog, che è un po' una... un po' a metà tra la storia, ci sono post storici e post anche proprio di gossip, di quello proprio più sull'attualità. Dentro ci sono un sacco di persone che commentano, quindi c'è anche... Tu sei anche una moderatrice. In che senso? Che magari spesso vieni ingaggiata per moderare delle cose, per sì, presentare, sì, no? Sì, ho partecipato a eventi. Sei critica, però sei anche, secondo me, propositiva, che sono due doti, no, che vanno un po'... Sì, cioè, boh, non lo so, più che altro è che... con la tendina che torna fuori. Su questo argomento siamo pochi, capito? Quindi... ecco, magari perché c'è anche questo, questo aspetto, insomma. E... Senti, ma se volessimo mandare degli input dove non dobbiamo convincere nessuno, sì, però mi piacerebbe incuriosire magari quegli nostri radioteleascoltatori che magari non hanno mai letto un tuo libro, no? Cosa gli diresti? Cosa potrebbero scoprire? Come potrebbero dove potrebbero ritrovarsi? Allora, innanzitutto possono cominciare a leggere i post del mio blog, così si rendono conto del tipo di... Si può anche interagire, immagino. Si può interagire, certo, si può commentare, si può condividere. Sono abbastanza parecchio attiva su Facebook, dove c'è un mio una mia pagina personale e poi dopo un profilo del blog. E un pochino fatica su Twitter, perché insomma... È un lavoro. Arrivano altri messaggi, sì, poi sì, arrivano vedi, adesso si è chiamate, messaggi, di WhatsApp. Di più. Sì, vabbè, normale. E poi quindi dal blog hanno idea del tipo di cosa che scrivo e del mio modo di scrivere. E poi non so, hai mai trovato qualche idea magari nei blog? Ti hanno mai lanciato qualcosa che ti ha incuriosito, che ti ha colpito? Perché vedo, sto guardando adesso proprio il sito, c'è anche molta interazione, no? Sì, ci sono tanti commenti, sì. Ma ci sono tante persone che ormai sono lettori. Io ho il blog adesso a gennaio, sono 6 anni, quindi ormai ci sono lettori che sono diventati, si sono fidelizzati. E sì, ci sono persone che mi hanno suggerito idee, argomenti. C'è per esempio un lettore molto affezionato che è diventato un collaboratore di Torino, che ci ha dato tante idee. Ci ha raccontato tante cose sulla cultura della sua città e altre persone anche di altri luoghi. E io, visto che questa comunque è una radio che viene ascoltata soprattutto nelle Marche, consiglierei di iniziare dal libro sulle Marche, perché comunque dentro ci sono sia argomenti di tutto un po', cioè di tutto un po' sulla regione, però poi ci sono anche storie proprio di personaggi reali, di grandi personaggi storici marchigiani, e lì magari si può scoprire qualcosa okay, che ti coinvolge in maniera, certo, particolare. Non so, ti può scoprire la vera storia di Vincis Grassi. Io volevo dire Paolo e Francesca e Gradara. E Gradara. Te ragazzi, a mezzogiorno il Damagna c'hai proprio la nuvoletta. Ha ragione, Io pensavo a Paolo e Francesca, pensavo a Federico da Montefeltro. Anche Vincis Grassi sono una cosa molto elevata, voglio dire, un argomento molto interessante. Tanti piatti marchigiani nascono da una tradizione, quindi c'è storia anche lì. Per dire una cosa su questo libro delle 101 storie sulle Marche, pensa che c'ha un capitolo, no? Te hai detto che
mano a mano che l'hai iniziato a leggere, sei andato avanti a leggere, ti ha sempre catturato di più, no? Perché comunque adesso ti dici, sai, che è tua moglie, no? No, però no, scrive, sa scrivere molto bene, te la mette giù proprio fina, bulla, un bulla, bel po', è vero, per dirle in anconettano, no? È vero. Tant'è vero che io in una di queste, sai che io comunque c'ho anche un po' di questa mia attività, faccio un po' di teatro, mi chiamano per fare un po' di cose, no? Allora mi avevano chiamato quelli della compagnia del Vecchio Faro per andare a rappresentare qualcosa, no? Riguardo Ancona, era il 150esimo dell'Unità d'Italia. Allora viene, io dovevo raccontare barzellette sull'Unità d'Italia, allora io cosa faccio? Allora, leggendo invece nel suo libro, ho estrapolato la storia di quando Vittorio Emanuele II venne in Ancona in occasione della battaglia di Castelfidardo, quando di qua di là, su e giù, e io ho rappresentato il, te giuro, Nicolò vestito da 800. Oh, c'è perfetto, un video, c'ho un video, il video poi lo mandiamo, ma guarda, c'ho il video prossima, su YouTube, proprio, sì, abbiamo le prove, vestito, ho simulato di essere il segretario del re e ho raccontato la storia in anconetano. Come la che storia dice, era che Vittorio Emanuele II viene nelle Marche e si innamora di Occia, di una di, sì, di perché, grotta al mare. Era un re libertino, sì, cioè gli piaceva là. Beh, voglio dire, ci sono anche dei personaggi attuali che riflettono un po' la stessa storia, anche che non era del 150 anni fa, esatto. Lì è un po' l'argomento, come dicevamo prima, bisognerebbe studiare la storia, il nostro passato, per magari fare qualcosa di meglio in futuro e nel presente, ma forse e difatti passatemela chiusi, arrivi alla patatina, chiusi con che poi mia moglie mi ha detto non dovevo fare il bunga bunga, non l'ha inventato Berlusconi. Ecco. È nato prima. Vabbè, appunto. Ranucci è così. Vabbè, dai. Bravo, siamo veraci. Ma siamo avanti. Siamo anche di domenica mattina, bisogna parlare, insomma, un po' di, no? Bisogna essere allegri, dai. Dai, esatto. Siamo sempre a piagne. Siamo sì, vabbè. Ranucci, senta, io arrivo da un viaggio a Roma ieri, no? Insomma, ho girato un po' per il centro, per i negozi, eccetera. E noto che c'è un calore e una cortesia che non riscontro troppo qui dalle nostre parti. Quando vai qui ad Ancona nei negozi, no? Pare che gli fai un favore. Ma te gli fai un favore. Ah, ecco. Poi, se per caso il negozio giù per il corso, che in italiano è Corso Garibaldi, sì, in Anconetà giù per il corso. Giù per il corso. Se giusto, te giusto. Entri giù per il corso in tuo negozio a mezzogiorno e 25 e quello chiude a mezzogiorno e mezzo, te vabbè, se non te dà una rasagnolata sul filo della schiena. Ecco, e poi perché noto che tanto c'è capito? Sì, pronto, sì, adesso tra 10 minuti venga a guarda che a me mi serviva quello lì. Sì, aspetta un attimo. Te, cos'è aspetta. Che voleva? Te sta buono lì, senti, sì, allora tra un quarto d'ora andiamo a fare l'aperitivo, vabbè, sì. Oh, t'ho detto che chiudemo, dai, va via, ci arriveria prima alle 3:30, dai, ciao. Tra l'altro, no, poi l'aggravante è il lunedì e il venerdì. Cioè, io noto il venerdì perché? È perché l'inizio della settimana è lunedì, è il giorno un po' mattina, così. Sì. Ok, però il pomeriggio sono aperti e non c'è proprio questa grande accoglienza. E poi sul finire di settimana, perché sarà la stanchezza, sarà perché uno ha già in mente. Sì, ma guarda, che io credo che gli si sta risolvendo da solo il problema, perché stanno chiudendo tutto. Ecco, perfetto. Io te comunque sai posso, che posso spezzare una lancia contro quello che questi giorni sta. Oh, io parlo di luoghi comuni, non voglio generalizzare. No, assolutamente. Ma beh, però, cioè, non lo so, sarà un problema ad Ancona. Io ieri sera sono stata adesso, c'è questa manifestazione, questa cosa in Piazza Cavour, no? Ad Ancona, sì. Sì, qualità pessima, prezzi mostruosi. Cioè, non so, Ancona è. Quindi c'ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sì. Quindi non c'è verso. Ma animale spendi molto. Sì, quindi Ancona è così. Molto anconetana come cosa, è vero, è verissimo. Ancona sì. Però, è così. Però, no, io come te sai, c'ho un sorriso sia a lunedì, sai che tanto io faccio il cameriere, no? Sì. Sono un po' disgraziato. No, per senso, campare, vedi anche un po' di c'ho tutto. C'ho la fortuna di faticare, forse come non tutti, ma come insomma parecchia gente, spero. E io dai, a lunedì a pranzo e al sabato sera a cena, come ieri sera,
un sorriso per tutti, uno ce l'ha sempre, certo. Perché devi ma sempre... Io poi guarda, devo anche dire degli anconetani, magari a volte puoi incappare in quello diffidente, un po' ruvido, però ce ne sono anche alcuni di un grande cuore, cioè io ho visto persone che invitano anche a casa a cena persone che quasi non conoscono, quindi l'anconetano forse... non era anconetano, no, ma secondo me ero oriundo, no, sono un po' diffidenti in partenza forse, poi si aprono molto invece, devi un po' entrare nel te meccanismo. Non sei anconetano, no, no, sono milanese. Lombardo, sì. Sei lombardo, sì. Pulentun. Sì, sono finito qua invece allo Stoccafisso, vedi, sei capitato proprio qui nel posto top. Meglio. No, vabbè, però viaggiando le cose magari le noto di più. Volevo chiedere a Cappellone cosa ne pensa, perché poi... Lui è da Ancorentano. Ma io guarda, io non sono Ancorentano, io sono di Agugliano, ecco. Che è un paese estero praticamente. Ho abitato io Agugliano. Vedi? Agugliano è proprio lontanissimo, un posto quasi irraggiungibile, direi, cioè rispetto ad Ancona... Tu sei più a Casine di Paterno che quasi Agugliano. Quasi Casine di Paterno, sì. Sì, sì. Sono fra Agugliano, Gallignano, Casina di Paterno, insomma non si sa dove sei. Uno di campagna, dai. Sono uno di campagna. È scampagnato lui. Assolutamente scampagnato. Sì, esatto. Sì. Vabbè. E quindi? E quindi, insomma, comunque, no, sono stato anch'io a Roma. La domanda qual era, in realtà? Falla cosa? La domanda. A me stesso? Sì. Perfetto. Ma allora, cosa volevi dire? Caro Nicolò. Tu no, che no, volevo dire no, che a Roma comunque è vero, c'è sicuramente un altro calore, sì, mentre ad Ancona c'è più gente, un po' più fredda. Come se ti dovessero un po' studiare prima di entrare, sì, un po' in simbiosi. Sì, ti studiano, però insomma sarebbe bello se non fosse così magari. Ranucci, tu che gli porti anche da mangiare, dopo che hanno mangiato sono più cortesi secondo te? Sì, ma no, dall'inizio no, ma poi io guarda sono un personaggio anomalo, sì. Perché io faccio, sono quei rari casi, no, che sai che nessuno è profeta in patria, no? Nemo. Te l'avevo anche insegnato. Nemo profeta. Vabbè, patria. Nemo non vuol dire nessuno. Sì, no, però dillo bene. Manco nessuno. Nessuno. Capito? Nessuno. Allora, nessuno proprio. Studia, sentite, ma ragazzi, bisogna qui, stare un qui po' noi sopra. È di domenica mattina. Esatto. La gente ecco. Ci sta, sentì in macchina... che già è arrivata come Cristiano che dice stasera non vedo l'ora di arrivare, mette la freccia perché mi fermo al primo ristorante aperto, quindi non ne vuole manco sapere tante fine. Allora dice invece io mi sono scoperto abbastanza profeta in patria, perché comunque tiro fuori un attimo sti vizi anconetani, no, de fai coso, però poi dopo io c'ho anche il modo di risponderti classico anconetano, ma va che ti manderei a visitare quel luogo a meno, che non è proprio così. Quelle romane. Poi ci sono anche dei rafforzativi ad Ancona. Sì. Perché c'è il vatela, ma c'è anche lo stra. La strafate. Esatto. Che è un rafforzativo. Ah, quello è un rafforzativo. Perché già quell'altro è molto elegante, ma poi con lo stra violentissimo proprio. Sì, cioè, la violenza anconetana no, è incredibile. No, e comunque li so prendere bene. Guarda, io più efficace. Ti posso quindi dire questo, che lui, te sai, no, che c'è la leggenda che le suocere coi generi non vanno tanto d'accordo, no? Sì. Lui è un caso unico di... Vai d'accordo raro, con la suocera. Andava molto d'accordo con mia madre. Ecco. Cioè proprio... c'era... Sì, sì. Anzi, la faceva ridere, insomma, a casa mia siamo tutti un pochino seri, un po' così, no? Invece lui la faceva ridere, lei gli diceva, ah, quanto mi fai ridere, ah, fortuna a te, cioè... capito? Che tiri su un po' il morale. Io non posso fare pubblicità, però devo dire che magari se è la giornata un po' storta per il lavoro, l'umore, eccetera, andare, no, dove c'è Stefano al ristorante, sembra una stupidaggine, però si esce sempre con un sorriso, ti cambia un po' la pensa giornata. Pensa che io ce l'ho gratis a casa. Allora sappiamo dove andare a pranzo adesso. Esatto, brava Nicolò, vai. Scusa, io pure c'ho basta fame. Che non sei allergico ai gatti, non c'è no, problema. No, a casa nostra, no, lui voleva venire al ristorante da te. Ah, beh, vuoi venire sì, giù? Sì, no, a casa nostra puoi venire quando vuoi, basta che non sei allergico ai gatti. No, no, problemi di gatti non ne ho, guarda, ne ho già tre a casa. Ristorante, ma sai, oltre ad essere allergico devi anche rispettare. Ci dobbiamo salutare. Siamo quasi ai saluti ormai. Quasi ai saluti, è il tempo di un video e ce ne andiamo anche noi. Intanto vi ringrazio, Stefano. Mezz'ora bruciata. Via, il famoso slogan dei pavesini, chi ama brucia, invece che d'Ancona sarebbe brugia. Brugia. Con la brugia. G. Esatto, voce del verbo brugiare. Con la G. Ringraziamo allora grazie Stefano Ranucci Rana. Grazie. Marina Minelli. Grazie Cristiano. Un grande regalo oggi. Buon pranzo a tutti. Grazie, ragazzi, i libri mi raccomando perché a casa non c'è un bocco. Cerchiamo di comprare qualcosa.
Dai, poi non costano nemmeno tanto. Su, no, stanno, questo qui è uscito adesso, è a 5 euro. Dai, l'altro su. Delle regine malvagie, delle 101, lo stesso arriva in economica. Quindi. Dai, su, forza. Perfetto, ormai forza. Sappiamo quindi, dai, dove passare oggi pomeriggio. Quasi Natale, ragazzi. Se volete essere moderni, anche, ci sono anche in ebook. Farò quindi così, li faccio leggere a Nicolò che mi fa un riassunto. Ecco, e poi bravo, vediamo. Quindi esatto, oggi pomeriggio adesso andiamo al ristorante e oggi pomeriggio giù in libreria a fare sì, la spesa. Ti vedo, ti vedo. Mi vedi, esatto, vedo. Sì, sì. Grazie, buona domenica. Grazie. Buona domenica a tutti. Ciao. Ciao. Torniamo tra un attimo, ecco la trasmissione, non abbiamo finito. Tra poco, tra poco. Ciao. Quelli del primo piano.